Abbiamo detto che all'inizio abbiamo detto che tutto il Tanya è basato sul versetto che karov elecha davar meod beficha uvivavcha lasotto, che è molto vicino a te questa cosa di servire Dio con amore, con timore, con gioia e fare tutti i comandamenti. E l'altrebbe si era chiesto appunto, ma com'è questa strada, qual è il metodo che sia veramente facile servire Dio? A noi non sembra sempre talmente facile servire Dio, sottometterci alla nostra volontà, il nostro ego, alla volontà di Dio, fare tutto quello che Lui vuole, parlare quello che Lui vuole, fare quello che Lui vuole, pensare quello che Lui vuole, non pensare quello che Dio non vuole, non parlare quello che Dio non vuole, non fare quello che Dio non vuole. Non è sempre così facile. E poi si parla anche di fare tutte queste cose con amore, con timore, con gioia, in maniera profonda. Come è semplice? Non sembra così. A te metto, io spiegherò come arrivare a questo, com'è il metodo con una strada lunga corta. E il metodo, diciamo, più corto, più facile, va a spiegare proprio adesso. Abbiamo parlato precedentemente che ogni ebreo ha la capacità di dedicare la sua anima a Dio. Di fare Messirut Nefesh, di lasciare, abbandonare tutto, morire, purché non staccarsi da Dio, purché fare la volontà di Dio. Ricordandoci questo concetto, diciamo, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, che noi accettiamo l'amore di Dio anche se c'è pericolo di morte, dunque che il nostro amore per Dio va al di sopra della nostra vita. Come c'è scritto, Ve'ahavta Hashem Elokecha b'chol levavecha v'chol nafshecha v'chol maodecha, amare Hashem tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutti i tuoi averi. Allora, questo concetto qui, che noi siamo pronti a morire per Dio, ci aiuta a evitare di fare qualsiasi sbaglio della vita. Perché non solo nel caso, come ti punta la pistola e dice, oh, inchinati all'idolo, allora ti uccido, allora tu dici sì, uccidimi, fa niente, non mi inchino all'idolo. Ma anche nelle cose più banali, nelle cose quotidiane, come mangiare kasher, o che ne so io, mettere tefillin, accendere il candele Shabbat, o qualsiasi altra mitzvah che sia piccola o grande, o astenersi dal parlare in maldicenza, ogni cosa, quando noi ci ricordiamo che noi siamo pronti a morire, purché non staccarsi Dio, sicuramente saremo pronti a soffrire una sofferenza molto più leggera della sofferenza della morte. La sofferenza della morte è la cosa peggiore che c'è. Non c'è peggio di quello. La sofferenza che uno soffre perché si è astenuto dal fare un peccato, dal parlare una maldicenza o dal mangiare una cosa che non è permessa, o da pensare dei pensieri di adulterio e così via. E sì, è una sofferenza astenersi, ma nulla comparato alla sofferenza della morte. La sofferenza della morte un ebreo accetterebbe con gioia, purché non staccasse a Dio. Allora, se io accetto con gioia di morire, perché non staccare da Dio? Sicuramente che accetto una sofferenza inferiore alla sofferenza della morte. Normalmente. Solo che cosa succede? Arriva il nostro Yetzer Hara, la nostra inclinazione negativa, e ci fa rimbambolire. E ci fa instupidire. E ci fa pensare, ma sì, è vero, se tu ti inchini a Dio, ti stacchi da Dio, è dunque giusto che tu dedichi la tua anima a Dio, in questo caso. Però, se tu mangi questo panino che non è kasher, non è così grave. Dio ti perdonerà, rimani ebreo. In realtà non c'è differenza tra un peccato e l'altro. Perché tutte le cose, tutti i comandamenti sono tutti volontà di Dio. Nella volontà non c'è differenza tra una cosa che tu vuoi di più o vuoi di meno. Questo Dio vuole è tutto uguale, dalla A alla Z. Ogni volta che io non osservo un comandamento, che sia esso positivo o negativo, mi sono ribellato al re. Quale re? Il re di tutti i re, Dio il creatore, l'unico vero re.
se uno fosse sanamente, non farebbe mai questo errore. Sono pronto a morire per non ribellarmi al re nel peccato di idolatria? Sicuramente anche per gli altri peccati così. Solo che purtroppo abbiamo creazione negativa, che è un animale, ma un animale furbo come una volpe, e ci fa ingannare, ci fa pensare, ma sì, quello non è così grave, fa niente, poi Dio ti perdonerà, qua là rimani ebreo, eccetera. In realtà non è vero. Allora, capitolo 25 comincia. Ecco questo qua che c'è scritto, che Karov Elecha Davar Meod Bivicha Vavachasoto, che è molto vicino a te, questa cosa di osservare la Torah e Mitzvot. Che in ogni momento della tua vita, ogni istante, tu sei padrone di te stesso e hai la capacità, la possibilità di allontanare e far passare da te questo spirito di stupidaggine, questa dimenticanza, e ricordare il tuo amore che hai per Dio, che è nascosto sicuramente nel tuo cuore, e dunque allontanandoti dalla dimenticanza che l'anima animale, che il Yetzer Hara ti fa avere, e ricordandoti che tu ami Dio, non trasgredirai nessun peccato e farai tutte le cose positive che Dio vuole che tu fai. E questo che c'è scritto nel Pasuk, che la cosa è molto vicina, cosa? Bilvavcha, al tuo cuore. Cosa vuol dire nel tuo cuore? Si riferisce al timore e all'amore. Sarebbe dire che uno non solo che ha amore per Dio, e dunque vuole fare quello che Dio vuole, ma anche timore per Dio, che non vuole staccarsi da Dio in nessun caso. E uno è cosciente che nel tempo, nel momento del peccato, si stacca da Dio, e dunque perciò è pronto anche a dedicare la sua anima a Dio, anche a morire, senza nessun motivo razionale. Ma è una natura divina della nostra anima. Natura in questo contesto si intende che è una cosa inspiegabile, che l'anima divina ha questa natura che non vuole staccarsi da Dio, senza nessuna razionale. E dunque chiaramente che io posso fare e sviluppare e ricordarmi questo amore che ho per Dio per trattenermi dai piccoli desideri della vita o i grandi desideri della vita, che sono sicuramente più leggeri della sofferenza della morte. Allora sicuramente questo è molto più facile di conquistare la mia anima animale, la mia creazione negativa, sia nell'allontanarsi dal male anche da un peccato molto leggero, anche un peccato molto leggero di quelli rabbinici, che sono proprio, diciamo, più lievi, e così facendo di evitare di trasgredire sulla volontà di Dio. Perché? Perché se trasgredisco la volontà di Dio anche con un peccato rabbinico molto leggero, mi stacco da Dio, come tu. Ti stacchi da Dio esattamente come che avessi commesso idolatria. E anche, uno invece nell'inclinazione negativa dice, ma dopo farai teshuva. Ma te invece non è vero. Perché anche per peccati più gravi, come idolatria, uno può fare teshuva, pentimento dopo. E dunque questa idea che non fa niente, mangi il panino e poi fai teshuva, non è valida, perché per l'idolatria non lo dici questo. Invece beh, mi inchino poi mi pentirò. No, non ti inchini, punto basta. Perché? Perché in quel momento lì che ti stai inchinando, mangiando panino, stai staccando Dio completamente. Adesso noi sappiamo quella persona che dice io faccio peccato, poi farò teshuva, poi mi pentirò, non le è una specchia in biado, non gli danno la chance di fare teshuva. Allora, cosa vuol dire qui che la Tarebbe dice che anche idolatria uno può fare teshuva, cioè uno può fare idolatria coscientemente e poi dice che faccio teshuva. Normalmente noi sappiamo, uno che pecca con l'idea di fare teshuva dopo, no, la sua teshuva non viene accettata. La Tarebbe spiega, no, non è che non viene accettata teshuva. Cosa vuol dire enima spechimia, che non gli danno una chance? Cosa significa non gli danno una chance? Che non ti aiutano
dal cielo? Dio non ti aiuta a fare teshuva. No, mentre la persona ha peccato per sbaglio, non l'ha fatta apposta. Si è allontanato da Dio. Dio gli vuole bene perché è suo figlio. Cosa fa? Dio gli dà una spintarella a fare teshuva. Una cosa che lo aiuta a fare teshuva. Invece, una persona che ha peccato apposta, dicendo, beh, fa niente, dopo faccio teshuva. Allora questo qui Dio non ti aiuta a fare teshuva. Vuoi fare teshuva? Devi sforzarti per conto tuo. Ma io non ti darò la chance, non ti spingerò, non ti darò questo risveglio di fare teshuva. Però se uno si è sforzato per conto proprio e alla fine dei conti ha fatto teshuva, non c'è nulla che blocca teshuva. Per cui normalmente una persona non deve dire il pecco poi fate teshuva, perché poi Dio non aiuta a fare teshuva. E dunque magari non riuscirà mai a farla. Però se hai già peccato, pensando che poi farete teshuva, e allora non devi dire, ah, ormai è finita, non potrò più fare teshuva, no. Allora lì devi sforzarti molto e anche se Dio non ti dà questa illuminazione che ti viene a voi, fate shuvah, ma tu ti sforzi molto per conto tuo, poi fate shuvah per conto tuo. Nonostante ciò che ogni ebreo ha la possibilità, la capacità di fare shuvah, anche per un peccato grave come quello di idolatria, nonostante ciò ogni ebreo è sempre pronto, è preparato a dedicare la sua anima a Dio, di non inchinarsi all'idolatria neanche per un istante, anche se non ci crede veramente. Anche lui dice, ok, mi inchino all'idolo poi vado a fare teshuva, no, non ci pensa nemmeno, perché un ebreo non è capace di fare questo. Questo perché per via della luce divina che è vestita nella loro anima, e questa luce divina non è legata a un tempo specifico, al di sopra del tempo. E questa energia divina, essendo al di sopra del tempo, comanda il tempo. E dunque non fa senso pure però di dire, sai cosa? È vero, io amo Dio. Per adesso faccio idolatria per un momento, così che mi salvo la vita, e poi tornerò mai a Dio. No, perché ogni ebreo nella sua anima c'è questa energia divina che è molto elevata, che è sopra il tempo. E dunque nel momento che hai fatto il peccato, anche se dopo hai fatto teshuvah, il peccato è eterno, il distacco è eterno. E dunque non vale la pena. Questo, qui si è parlato negativo, la persona non andrà a fare un peccato negativo, trasgredire un comandamento negativo, perché sa che la sua anima è al di sopra del tempo e dunque il danno è eterno, ma anche nel positivo. Di sforzarsi come un leone, con forza e coraggio. Coraggio del cuore contro l'inclinazione negativa. L'inclinazione negativa della nostra anima animale ci fa appesantire e ci dice, no, prendi cuore te stesso, non sforzarti. Non sfaticare il tuo corpo troppo a studiare la Torah e a fare mitzvot. Invece noi dobbiamo lottare contro questo, pigrizia il nostro corpo e farlo sforzare in tutti i diversi tipi di sforzi per servire Dio. Specialmente nei servizi divini che richiedono un grande sforzo. Per esempio, come sforzarsi a studiare Torah con concentramento, pronunciando ad alta voce, e la sua bocca mai smette di studiare Torah. E come dicono i saggi, che una persona deve fare finta di essere un toro che porta un giogo, o un asino che porta un carico, dunque che sei obbligato a fare certe cose,
E così è con stessa applicazione che si applica un toro per tirare il suo gioco e si sforza l'asino per tirare il suo pacco, con lo stesso modo noi dobbiamo sforzarci per servire Dio e studiare la Torah. E così a tfilà con Kavanah deve essere proprio con tutte le tue forze, proprio con tutte le tue forze. E così il servizio divino che riguarda i soldi di Tzedakah come il servizio, sai, quando uno si tratta di dare zakà, dare soldi in carità, soldi che tu hai guadagnato, non è facile prendere i tuoi soldi e darli a un altro. Sono cose che il nostro animale lotta contro questo. Il nostro animale lotta per far raffreddare la nostra anima, dai, calmati, non dare questi soldi, non fare queste abbonazioni, pensa un po' a te stesso, eccetera. Che questo fa raffreddare la nostra anima. Di non tralasciare i nostri soldi e la nostra salute, che stare controbattere contro gli Yetzer Hara, che ti dice di non rovinare la tua salute per servire Dio, e di conquistarlo è molto vicino a noi. Come quando una persona mediterà sul fatto che vincere gli Yetzer Hara in tutte queste cose qui e anche in cose superiori è molto più facile della sofferenza della morte. E la sofferenza della morte, abbiamo detto, la persona accetterebbe con gioia e con amore e con volontà, purché non staccarsi dalla volontà di Dio, neanche per un istante, neanche per inchinarsi un istante all'idolo. Senza che tu ci pensi che questo idolo vale qualcosa, solo così fai finta di inchinarti. Ancora di più che uno deve accettare con gioia e con amore per legarsi a Dio in eterno. Come fa uno a legarsi a Dio in eterno? Quando uno farà la volontà di Dio nel suo servizio divino, allora si rivela la profondità, la parte interna del servizio della volontà di Dio in maniera rivelata. E quando l'energia divina si rivela in maniera rivelata, senza alcun nascondimento, allora tutto diventa unito con Dio. E dunque, siccome tutto diventa unito con Dio, cosa succede? Che anche la nostra anima divina, la nostra anima animale e tutti gli abiti, pensiero, parola, azione, sia della divina che dell'animale, sono tutti uniti con il massimo dell'unione nella volontà divina. E c'è la luce di Dio benedetto che sia rivelata. Per cui se io sono pronto a morire purché non staccarmi da Dio, quanto sono pronto a non trasgredire una cosa più lieve, che è una sofferenza più lieve, purché non staccarmi da Dio. E d'altro canto, quando uno va a fare mitzvot, uno deve tenere in mente cosa faccio con le mitzvot? Mi connetto a Dio. Mi connetto a Dio nella maniera più profonda che ci può essere. E dunque se ho la chance di connettermi a Dio facendo una mitzvah, non la vado a perdere questa chance. È importante, è preziosa. Veichud Zeh, questa unione che avviene tramite studiato la mitzvah in questo mondo materiale, Unitzchi Leolam, questa unione eterna in eterno, Kui Barach Vetzano le mala mala mazman, perché Dio è tutt'uno, è al di sopra della nazione del tempo. E dunque anche la volontà di Dio che si rivela nella sua parola, che cos'è la Torah, anche questa è eterna. E come è scritto, Vedvar Elokeinu Kulan, la parola del nostro Dio starà su in piedi in eterno. Vedvarav Chaim Vekayamim Lad, e le sue parole sono eterne, eccetera. E poi c'è scritto, Velo Yachliv Yamim Latolamim, e chiaramente non
Dio non cambierà mai di sacrare la sua regione. Dunque l'unione che una persona ottiene quando fa una mitzvah, se anche questa mitzvah ha durato solo 10 minuti, però l'unione che lui ha fatto con Dio è eterna. Come che peccato ti causa un distacco eterno? L'unione ti causa un attacco eterno. Solo che cosa che qui giù in questo mondo. Siamo governati dal tempo. Qua, in questo mondo materiale, noi siamo sottomessi al tempo. E dunque, solo in quel momento lì che tu stai studiando Torah, oppure stai facendo una mitzvah, allora illumina la saggezza e l'energia divina. Perché se uno si occupa di altre cose, si separa da questa unione suprema. Quando uno si separa da questa santità di Dio, quando uno si occupa di cose che sono nulle, cose che sono vanvera, che non c'è nessun bisogno per servire Dio. Ma se uno stava studiando Torah tutto il giorno e poi si è alzato un attimo per andare in bagno, per andare a mangiare, e ha pensato che lui va in bagno perché così che sarà sano poter servire Dio, e ha pensato quando ha mangiato, ha pensato che io mangio perché così che posso essere, crescere essere sano e servire Dio. E dunque, tutte le cose che non sono per Dio non ti fanno elevare, ti fanno abbassare. Però se tu hai fatto una cosa materiale con intento di servire Dio, questo ti fa elevare. Ma invece se uno si è occupato di cose che non servono per niente per servire Dio, allora in quel momento si è staccato da Dio. E nonostante ciò, quando la persona torna dopo e dice a Dio, oh Dio scusa, ho fatto questo errore, mi sono distratto, non ti ha più servito? Chiede scusa a Dio, che aveva la possibilità di studiare la Torah, di fare una mettere dei film, o mangiare kasher, o che ne so io, fare qualsiasi mitzvah, aveva la possibilità di farla e non l'ho fatta, Dio ti perdona. Come è scritto, uno ti ha scritto una mitzvah positiva e ha fatto teshuvah, non si muove di là finché che lo perdonano. E per questo che i nostri saggi hanno messo nella tefilah una bracha che dice Slach lanu, Dio perdonaci. E questa bracha viene citata nella preghiera 3 volte al giorno. Come fa uno a peccare il mattino? Può chiedere Dio perdono. Nella tefilah del mattino. Poi pecca ancora nella mattinata e chiede Dio perdono nella tefilah del primo pomeriggio. E poi pecca ancora nel pomeriggio e chiede Dio perdono nella tefilah di Arvit. Che senso ha questo? Uno non può peccare e pregare perdono, peccare e pregare perdono. Solo che perdono una volta, la perdoni, 2 volte, la perdoni, 3 volte, la quarta volta non la perdoni più. Invece Dio perdona sempre. Ma la domanda è com'è possibile che anche se Dio perdona sempre, che facciamo così tanti peccati? Che Chachamim hanno visto necessario, che è importante dire Slach Lanu 3 volte al giorno? Allora risponde la Terebbe. Questo è il motivo che i Chachamim hanno fissato di dire Slach Lanu 3 volte al giorno è per peccato di Bitul Torah, che nessuna persona può svegliarsi da questo peccato del tutto. Studiare Torah giorno e notte è molto impegnativo. Non sempre uno riesce ogni minuto a non perderlo. Normalmente, se uno ti offende 3 volte al giorno, tu non lo perdoni più. Invece, in questo caso, non stiamo parlando che uno ha fatto un peccato qualsiasi. Peccato qualsiasi? No, devi stare attento. Non puoi chiedere scusa. C'è un peccato, che è quello, mitzvah, comandamento di studiare la Torah, che è una cosa perpetua. E ogni momento che noi possiamo studiare la Torah, magari studiamo con la massima concentrazione. Già lì è una mancanza che non abbiamo studiato la Torah come si deve. Questo è un peccato. Allora, per questo che Chachamim hanno detto, bisogna recitare la tefilah 3 volte al giorno, Slach Lanu, Dio perdonaci. Per cosa? Per non aver studiato Torah nei momenti che potevamo. Adesso possiamo comprendere un'altra cosa, che noi sappiamo che gli ebrei che sono usciti dall'Egitto, che sono entrati in Israele, Dio ha promesso a loro che gli abitanti della terra di Israele avranno paura da loro e
E dunque non c'era motivo che in un'ebreo si potesse sentire in pericolo. Adesso Moshe Rabbeinu cosa ha fatto? Comanda agli ebrei, quando entrate in Israele, dovete leggere lo Shema. Cos'è il costume di leggere lo Shema? È di accettare il gioco divino anche se sono in pericolo di morte, cioè per dire anche se uno con la pistola puntata a te. Adesso chiaramente in quel tempo lì era impossibile per un ebreo di trovarsi in questa situazione con la pistola puntata, perché Dio ha promesso loro: io metterò il vostro timore sotto, contro tutti i vostri nemici. E dunque, per quale motivo dovevo leggere lo Shema due volte al giorno? Ma adesso spiega, siccome la sovranità del mitzvot, siccome la sovranità del mitzvot dipende dal fatto che uno è pronto a fare mitzvot nefesh, il fatto che tu sei pronto a morire per evitare di inchinarti all'idolo, questo ti aiuta, che se sei pronto a morire per quello, sicuramente sei pronto a soffrire una sofferenza inferiore per qualsiasi altro peccato. E dunque, ricordandoci nella nostra mente il concetto di Mission Nefesh, che sia fisso nel nostro cuore giorno e notte, allora questo ci aiuta. Questo ci aiuta a superare tutte le piccole prove. Che tramite, per cui anche gli ebrei che sono entrati in Israele, che Dio ha promesso loro: guarda, non preoccupatevi, perché io metterò, inculcherò il vostro timore a tutti i popoli che vi circondano. Nonostante ciò, loro dovevano leggere lo Shema due volte al giorno, se anche non c'era la possibilità che qualcuno li mettesse in pericolo di vita. Perché? Perché ricordarsi il concetto di Mission Nefesh, di dedicare l'anima a Dio, ci aiuta a superare tutte le piccole prove quotidiane. Quando noi sappiamo: ah, io sono pronto a morire perché non so che amare Dio, sono pronto a fare una cosa così grande, grandiosa, sicuramente sono disposto a fare una cosa più piccola e più leggera per Dio. Una cosa che chiede meno sforzo, che è trattenere da fare qualsiasi peccato da più lieve a più grave.